Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio per quanto riguarda i consigli di Fantacalcio. Oggi andremo a parlare dei promossi e dei bocciati in questa prima giornata di Serie A. Mi raccomando però, prima di partire lasciate like e iscrivetevi per quanto riguarda tutti i video dei consigli di Fantacalcio che arriveranno nei prossimi giorni, quindi grazie a coloro che lo faranno. Io qui vado a fare un po' tra virgolette di pagelle e un'analisi veloce partita per partita, proprio per dirvi chi prendere e chi magari non prendere in questo momento al Fantacalcio, anche se è ancora presto e anche se manca ancora 10 giorni più appunto gli ultimi arrivi di calciomercato. Io direi di partire con Genoa-Inter e con due squadre che mi sono comunque piaciute, soprattutto a livello offensivo. Il Genoa senza Gudmundsson e senza Retegui sicuramente fa fatica, e abbiamo visto che Messias potrebbe essere il nuovo rigorista, anche se è arrivato Pinamonti, quindi Pinamonti sarà il leader e colui che si prenderà i calci di rigore, di conseguenza può essere veramente un ottimo terzo quarto slot da dover prendere. Le batteva nel Sassuolo, le batterà anche nel Genoa, quindi Messias diciamo lo ha battuto ma lo ha anche sbagliato, di conseguenza uno come lui può essere un buon centrocampista da quinto sesto slot da mettersi lì e da provare nelle partite più semplici del Genoa, perché comunque la propensione offensiva ce l'ha, giocherà lì davanti e quindi l'esperienza ce l'ha. Uno come Messias da prendere. Pinamonti lo stesso, centrocampo o comunque giocatori interessanti del Genoa c'è Malinowski, che lo pagherete poco perché comunque non è che abbia fatto chissà cosa. Linea difensiva invece occhio a Bani e a Vogliacco, che magari rischiate di pagarli un po' di più, rimangono sempre ultimi slot. Guardiamo anche in porta Gollini, che è un buon portiere però in abbinamento. Per l'Inter non mi sono piaciuti purtroppo Bissek, che ha fatto il fallo da calcio di rigore, però aveva giocato tutto sommato una buona partita, però una delusione per quello che avevo anche pensato all'inizio della stagione. Però è solo la prima giornata, ci sarà tempo, lui anche Pavard si alterneranno spesso. Poi comunque Barella, il solito stacanovista, il solito giocatore da pagare ma che vi porta assist e buoni voti. Çalhanoğlu, che è il rigorista. Lautaro mi ha un po' deluso come Bissek, mentre invece Thuram si è fatto vedere e si è fatto sentire come top di reparto, e lui e Taremi ragazzi secondo me sono dei giocatori da dover prendere, da poter pagare, da dover pagare, perché comunque sono giocatori che vi portano dei bonus importanti. Thuram secondo me anche con l'arrivo di Taremi sente la pressione e può fare veramente molto meglio rispetto alla stagione scorsa, quindi Thuram io lo vado a pagare anche 1 o 2 punti percentuali in più, ma me lo vado a mettere perché se riesco lo preferisco in questo momento a Lautaro, da mettermi lì buono e magari da costruirmici un attacco intorno con un altro semi-top e con giocatori da terzi quarti slot che possono giocare titolari e magari possono essere rigoristi nelle squadre medio-piccole. Questa è stata la mia sensazione, questi sono stati i giocatori più interessanti e meno interessanti. Per quanto riguarda Parma-Fiorentina, partita bloccata più per la Fiorentina rispetto a quella del Parma, che è stata molto più una formazione molto più dinamica, veloce, rapida, con carichi di lavoro minori sicuramente. Pecchia è un allenatore molto offensivo, abbiamo visto che Mann è il solito top di reparto, come avevamo detto, rigorista da pagare e lo pagherete se fate l'asta di Fantacalcio in questa settimana, però ne vale la pena. Occhio comunque anche a un Bonny, che mi è piaciuto tantissimo e come terzo quarto slot nel vostro attacco potrebbe far bene. Mi sono piaciuti giocatori come Circati, possente fisicamente, composizione molto interessante. Occhio a Del Prato, che era squalificato e a destra ritornerà lui dalla prossima giornata, quindi magari qualcuno se ne è scordato in fase d'asta, andatelo a prendere ad 1 o 2 crediti. E occhio anche comunque a Valeri, giocatori molto interessanti dal punto di vista fantacalcistico come difensori. Per quanto riguarda la Fiorentina invece, andando a guardare l'aspetto psicologico e determinati giocatori, vi direi sempre i soliti terzini da dover prendere, compreso Biraghi, magari da fare coppia Biraghi-Parisi, perché comunque si alterneranno, Biraghi ha esperienza, Parisi ancora lo vedo un po' scarico, diciamo così. Poi per l'attacco Ken ha fatto dei buoni movimenti, Beltran avrà comunque le sue chance, occhio a Colpani che magari lo pagherete di meno proprio perché non ha fatto una signora partita ma è comunque un top di reparto, occhio anche a Gudmundsson che non c'era, non ci sarà forse per le prossime due partite ma diventa imprescindibile uno come lui. Poi guardiamo la situazione Nico Gonzalez, però io Nico in questo momento per esempio, visto che parliamo di Fiorentina, me lo andrei a prendere e me lo metterei lì come ultimo slot e guardare cosa succederà. Sicuramente rimane in Italia o alla Fiorentina o alla Juve, non va all'estero come Chiesa, ok, o come Lokman o come può essere Dybala, quindi per me Nico può essere tra virgolette un affare nascosto da poter prendere adesso. A livello difensivo, come sapete,
De Gea per me sarà comunque il titolare rispetto a Terracciano, quindi andrei a fare un 2 più 1 con la porta della Fiorentina. Parlando anche della porta Parma, Suzuki stesso discorso, Suzuki e Cicizola per me sono da prendere in abbinamento. Suzuki mi è piaciuto molto, portiere molto interessante, low cost, però ritorniamo alla Fiorentina e vi dicevo De Gea per me il titolare, Terracciano non è che mi abbia entusiasmato, però all'inizio è normalissimo che giochi lui. Poi difesa, Pongracic, no ragazzi, io ve l'avevo detto, non è neanche da modificatore, è uno che comunque spesso e volentieri viene ammonito, viene espulso, commette fallo, è molto fallo. Di conseguenza Pongracic se lo volete prendere come ultimo slot, ma non mi è piaciuto per niente. Martinez quarta invece sì, ed è per questo che vi dico io andrei proprio, se devo andare su qualche difensore della Fiorentina, proprio su Martinez quarta, non su Pongracic, che io ho visto in tante aste è andato anche troppo alto rispetto al solito. Centrocampo invece vi direi i soliti Mandragora come ultimi slot, però per il momento Amrabat potrebbe essere un ultimo slot, cioè quinto, sesto slot di centrocampo, ma non vi aspettate una Fiorentina scoppiettante, soprattutto a centrocampo, o quantomeno con questi due o tre giocatori, più Colpani, se proprio, o Sottil, se proprio devo andare a prendere qualcuno. Comunque, questi sono i miei promossi e bocciati fino a questo momento. Empoli-Monza, campo bruttissimo, pesantissimo, pessimo, diciamo che ho visto un buon Fazzini per l'Empoli, ho visto comunque un buon centrocampo, ma comunque di una squadra che si dovrà salvare. Anche Colombo ed Esposito sono due giocatori da prendere come ultimi slot, mi hanno confermato quello. Linea difensiva non c'è un granché, e stesso discorso anche per la porta Empoli, da prendere in abbinamento ma da pagarla pochissimo, così come il Monza. Guardiamo poi chi arriverà al posto di Pizzignacco, credo che si chiami così se non ho sbagliato il nome. Comunque ha fatto una buona prestazione nel trofeo Berlusconi, non l'avevo visto benissimo, qui ha fatto degli interventi interessanti, però il Monza tutto sommato non ha giocatori, forse ve lo ripeto ancora, Pessina, rigorista, o comunque lì davanti Dani Mota, Djuric, questi giocatori qui, ma non c'è un granché nelle due squadre, o quantomeno in questa prima giornata da segnalare, ecco. Per quanto riguarda invece Milan-Torino, partita interessante, partita comunque vivace, piena di emozioni, ma secondo me Fonseca ha sbagliato completamente la formazione. Salemakers terzino invece di mettere Theo Hernandez, non ho capito perché non ha messo Gabbia come centrale dall'inizio, non ho capito anche determinate situazioni, Pulisic sulla tre quarti, è vero che ci ha giocato nella tournée americana, ma secondo me Pulisic è un esterno di destra e davanti come tre quarti o come trequartista ci deve mettere Loftus-Cheek. Cioè secondo me non ho capito per quale motivo ha fatto un grandissimo precampionato il Milan e poi è arrivata la prima giornata contro il Torino e ha cambiato completamente tutto Fonseca, non l'ho capita, però vabbè, magari lui sa cose che noi non sappiamo. Comunque, per quanto riguarda promossi e bocciati, vi dico promossi Jovic e Okafor, e Jovic ora avrà le sue chance visto che Morata è infortunato per almeno due giornate, e guardiamo, abbiamo avuto anche la conferma che forse lui sarà il rigorista, cioè Morata, però proprio perché comunque non è sempre integro fisicamente, è uno spesso e volentieri che si infortunia. Occhio a Theo Hernandez, da prendere, magari lo pagate un po' di meno, giocate su questo aspetto in fase d'asta, cioè di dire proprio magari che ha preso Morata il pallone, che lo batteva lui, proprio giocateci su questo aspetto e poi andate a prendere Theo Hernandez senza strapagarlo, perché lei potrebbe battere i rigori, ok? Poi centrocampo, Pulisic bocciato, ma è da prendere sempre top di reparto, proprio ora lo pagherete, lo potreste pagare di meno, così come Chukwueze. Non ci scordiamo di un giocatore come lui, perché è molto interessante comunque. Delusione, però interessante. Poi Leao si conferma comunque un semi-top d'attacco, ha creato tantissimo ma ha finalizzato poco, e secondo me sarà il mood di questa stagione, come lo era l'anno scorso, quindi occhio a strapagarlo Leao, ma sicuramente è un top d'attacco. E poi per il momento poca roba, magari arriva Fofana, ma è un mediano, cioè arriva Fofana, è un mediano, magari Bennasser potrebbe risentirne, però da questo punto di vista insomma. Il Torino invece mi piace tantissimo, Zapata leader, rigorista, occhio a strapagarlo, ma comunque è un giocatore che ora secondo me dopo il gol andrà al 14-15% sicuro nelle aste. Non vi fate la coppia d'attacco ragazzi, c'è Adams Zapata o Sanabria Zapata, ma fatevi c'è Adams Sanabria insieme, proprio perché abbiamo visto che le alternative saranno loro a Zapata e che si scambieranno durante la stagione.
Centrocampo mi è piaciuto Ricci per i movimenti, una mezzala molto interessante anche con le conclusioni da fuori. Per me farà 5-6 gol quest'anno e anche 4-5 assist, ce l'ha nelle corde perché Vanoli è un allenatore molto offensivo, ed è per questo che vi dico anche gli esterni come Bellanova, come Lazzaro, occhio al nuovo arrivo Borna Sosa, molto interessante proprio per gli assist, da pagare poco ma da prendere, Borna Sosa e Lazzaro. Di là invece c'è Bellanova, se non riuscite a prendere lui come prima scelta ricadete sulle altre due che comunque sono valide alternative. Linea difensiva mi è piaciuto tanto Coco, che potrebbe essere il top di reparto insieme a Skurs quando rientrerà, molto interessante, sempre con senso della posizione, fisico, con interventi giusti, bravo, mi è piaciuto, e quindi secondo me ottimo difensore da modificatore. Per quanto riguarda la porta invece, Milinkovic-Savic per me potrebbe risentire del gioco offensivo di Vanoli, e quindi per me ora come ora, dopo questa prima giornata, non andate oltre il 4-5% per lui e prendetelo in accoppiata, in abbinamento. Bologna-Udinese, occhio, perché comunque ci sono state delle risposte interessanti per quanto riguarda queste due squadre. Il Bologna secondo me farà affidamento sui soliti durante la stagione, Fabian, Ferguson come trequartisti e poi Orsolini leader indiscusso, non c'è più Zirze, c'è Orsolini. Mentre lì davanti invece Dallinga e Castro, questa alternanza mi ha dato la conferma che quest'anno Dallinga potrebbe essere tra virgolette un flop, non un flop in senso lato, in senso proprio esatto della parola, ma secondo me Dallinga non dovete pagarlo oltre l'11-12% al massimo, perché avrà tanta alternanza con Castro che potrebbe rubargli il posto. Dallinga è comunque un giocatore nuovo nel nostro campionato, molto fisico, molto bravo, preparato, però per me potrebbe risentirne tanto di questo aspetto, e di conseguenza Dallinga io per il momento non mi fido in fase d'asta oggi al 20 d'agosto. Mentre invece mi intrigano comunque più Ndoye, più Carson, più Cambiaghi, se proprio devo scegliere qualcuno, ovviamente Orsolini, che ve lo dico a fare, e linea difensiva i soliti, Bökema e Posch, più che gli altri. Miranda si deve aspettare, non aveva giocato, non c'era, però Miranda per me può essere molto interessante, se non mi ricordo male Miranda, non ha giocato, però Miranda può essere molto interessante come terzino di spinta, ok? Portiere Skurupski, buon portiere da prendere in abbinamento, ma non vi fate fregare ora dal rigore parato, molto intrigante ma da pagare il giusto. L'Udinese, Thauvin comunque da prendere nonostante il rigore sbagliato, perché sarà rigorista e perché potrebbe essere la grossa sorpresa. Io andrei su di lui e non su altri giocatori lì davanti, perché c'è tanto ballottaggio, Davis, poi chi c'è, Brenner, troppi. Io andrei su Thauvin piuttosto che sugli altri, poi decidete voi. Per quanto riguarda il centrocampo invece, occhio ad Ekelenkamp, occhio a Lovric, giocatori comunque interessanti, Paiero da poter prendere, però tutti come quarti, quinti slot, in questo momento addirittura Ekelenkamp come sesto, settimo slot, ma comunque interessante perché è un bel profilo, ve l'ho anche detto e ve l'ho spiegato nel video che ho fatto scorso. Per quanto riguarda la difesa, Camara da modificatore e bug di lista a centrocampo, e Bijol però prende cartellini gialli. Guardiamo Nawen Peretz poi che farà, se rimarrà oppure no, però questi sono giocatori più interessanti. Okoye come portiere ma da abbinare, non mi piace preso da solo con il pacchetto. Verona-Napoli, partita che secondo me è stata tra virgolette un po' bugiarda, ma non bugiarda per il risultato, ma bugiarda perché comunque il Napoli non è tutto così da buttare nonostante abbia fatto una partita pessima. Però ho visto dei giocatori molto interessanti come Di Lorenzo, molto più propositivo, ho visto comunque uno Spinazzola sì in difficoltà ma che giocherà molto avanzato, così come Oliveira che potrebbe essere una valida alternativa. In attacco comunque l'abbiamo visto, non c'è Osimhen, Simeone secondo me cambierà squadra o comunque non può essere l'alternativa in attacco, di conseguenza aspettano Lukaku, il Napoli aspetta Lukaku e deve arrivare Lukaku, perché altrimenti fare un flop ci vuole veramente poco, perché Antonio Conte rischia di fare un buco nell'acqua senza un attaccante da boa o comunque importante come appunto Lukaku. Per il resto Kvaratskhelia per me è uscito alla fine del primo tempo, altrimenti per un problema gli girava la testa, niente di grave, ma io ci andrei a puntare perché comunque secondo me rimane il super top di reparto insieme a Lukaku qualora dovesse arrivare. E dall'altra parte occhio a Politano e Neres, perché Politano non piace tantissimo, Neres arriva, se fosse di stato centrocampista Neres è ottimo, più di Politano secondo me nell'arco della stagione potreste anche fare l'accoppiata, ma guardiamo. Centrocampo poi per il momento poco da segnalare, Zambon, Guissalo, Botka un po' in ombra,
Per quanto riguarda la difesa, mancava Buongiorno, top di reparto, senza di lui abbiamo visto che anche Rachmani è in difficoltà, e ora Rachmani comunque lo pagherete poco, bocciato, però lo andrei a prendere comunque nonostante tutto come top di reparto, pagandolo veramente il giusto, ok? Secondo me era prima che era overpagato, troppo pagato, ora secondo me si ridimensiona. La porta, Meret, da prendere in coppia con Caprile, oppure tutto il pacchetto, non andate a prendere solo Meret, perché veramente rischiate di fare un casotto. Il Verona invece, attenzione a pagare troppo Mosquera, pagatelo sempre il giusto. Mosquera, Livramento, ottimi attaccanti, ma comunque Mosquera arriva dal campionato colombiano, dove aveva segnato 10 gol, non vi aspettate che ne faccia 20, sicuramente è un bel quarto, quinto slot da ruotare nel vostro terzo, da ruotare a seconda delle partite più semplici, io lo andrei a mettere nelle partite più facili del Verona in casa, al Bentegodi. Per il resto, ragazzi, lui e Livramento vanno comunque tenuti lì e pagati come ultimi slot d'attacco, non fate l'errore ora di strapagarli perché ha fatto una doppietta contro il Napoli, ecco, questo ci tengo a precisarlo, soprattutto per i fantallenatori un po' con meno esperienza. Ok, centrocampo comunque io vi dico, andate a puntare di nuovo, se non l'avete ancora fatto, su Lazovic, Suslov e Arruaí, che mi sono piaciuti tantissimo e secondo me avranno tanto da dire in questa stagione, e quindi magari io ci vado a puntare forte su loro, anche perché secondo me il Verona è una formazione che quest'anno a livello fantacalcistico è molto intrigante dalla cintura in su, quindi dal centrocampo in su, non in difesa. In difesa secondo me anche Frese l'ho visto in difficoltà, Davidovic, giocatori che io tra virgolette eviterei da ultimi slot. Montipò ok in abbinamento, ma portiere low cost. Lazio-Venezia, due formazioni che sono state opposte, nel senso una molto più propositiva e molto più interessante come la Lazio, una veramente pessima come il Venezia, che comunque aveva cominciato benissimo con il gol anche. Però diciamo che la Lazio mi sono piaciuti, ho visto la difesa tra virgolette solida, un provedel da prendere per il modo di difesa e da comprare, da acquistare come semi-top basso, addirittura sotto a Svilar per me, però comunque la Lazio potrebbe essere interessante in abbinamento e in alternanza dei portieri, difesa con Romagnoli e Lazzari interessanti per questa prima giornata, comunque da poter prendere per il mod anche Tavares eventualmente quando rientra, giocatori del genere da attenzionare. Centrocampo, Dele Bashiru, Ciauna, Castrovilli, sono tutti giocatori da poter prendere come quarti quinti slot, ma io se devo andare a prendere comunque nonostante tutto vado a prendere giocatori un po' più offensivi, Dele Bashiru e Ciauna, e poi ovviamente Zaccagni, che è il leader, numero 10, rigorista, capitano, quindi praticamente Zaccagni sono me farà la super stagione dopo il flop dell'anno scorso, magari lo vado a pagare anche 1-2 punti percentuali in più, ma ci punto, vado su di lui. Per quanto riguarda l'attacco invece andrei più su Castellanos e Boulaye Dia presi in coppia piuttosto che Castellanos Noslin, ok? Quindi da questo punto di vista guardiamo, perché Castellanos quando non c'è Zaccagni può battere anche calci di rigore. Cagliari-Roma 0-0, due formazioni un po' spente, anche la Roma, diciamo che il mood di questa partita è stato Cagliari interessante per alcuni nomi, ma la maggior parte da ultimi slot di reparto, forse l'unico dove si può giostrare un po' di più e averli come terzi, quarti slot è l'attacco, dove c'è Piccoli, Luvumbo, la Padula, per il resto ragazzi anche a centrocampo in difesa sono due formazioni, cioè è il Cagliari una formazione che comunque per il momento non mi dà una certezza clamorosa da dover dire ok, prendiamoli come terzi, quarti o secondi slot, faccio un esempio, quindi anche Scuffet in abbinamento, mentre invece per la Roma vi dico la verità, io ho visto comunque delle belle giocate, ho visto che la Roma perdendo Dybala perderebbe un leader indiscusso anche a livello fantacalcistico, quindi speriamo che possa rimanere anche per la qualità del nostro campionato Paolo Dybala, rigorista, ma comunque se non c'è lui c'è Dovbyk, che io vi dico ragazzi, per questa prima giornata tra virgolette bocciato, però comunque ha avuto dei movimenti interessanti, ha colpito la traversa, è stato sempre nel vivo dell'azione, ma secondo me si dovrà ambientare e in questo momento alla prima giornata per me non vale il 25-26% del budget, ma vale il 21-22%, quindi occhio nelle aste a strapagarlo, perché secondo me se rimane poi Dybala a maggior ragione è un top, ma non dovete pagarlo come top, cioè un top per il nome, perché 24 gol in Liga non si fanno per caso, come dico sempre, però ragazzi
Parliamoci chiaro, ieri in difficoltà con la difesa del Cagliari, che si fa con le difese più interessanti o più forti come Juve, Inter, Milan? Che si fa? Quello che vi dico, alcune volte io ho dei dubbi sulle percentuali di alcuni tipi di giocatori, quindi Dovbyk per me non lo strapagate e guardiamo, se si prende rigori magari è più interessante, però io ho visto anche bene molto bene Sule ieri, interessante, nonostante non abbia giocato una signora partita, ma è comunque un giocatore da dover prendere e una valida alternativa nell'attacco della Roma, quindi magari non si paga neanche tanto. E Shaarawy, come bug di listone, dovesse partire appunto Dybala, potrebbe essere interessante a centrocampo. Per quanto riguarda la zona nevralgica e questo reparto, per la Roma direi Lorenzo Pellegrini, Lefè, insomma, Cristante, insomma, Lorenzo Pellegrini rimane forse il più interessante. Così come in difesa non ho visto questa Roma scintillante, anche Angelino, Ndica, Mancini, però ovviamente sono tutti difensori che in questo momento si potrebbero prendere tranquillamente come terzi, quarti slot dopo questa giornata. Svilar confermato semi-top di reparto, molto interessante, secondo me farà molto bene. E potreste pensare anche di prendere una porta solo Roma, anche se io preferisco sempre prendere il pacchetto, cioè il 2 più 1 nell'alternanza. Passiamo alle ultime due, Lecce Atalanta Juve Como. Per quanto riguarda la penultima partita, vi dico Lecce spento, non mi sono piaciuti Tete Morente, non mi è piaciuto anche Kristovic, ma comunque lo lascio lì come rigorista e come terzo slot di reparto, nonostante tutto, da mettere nelle migliori partite del Lecce e quelle in casa. Tete Morente, ve lo ripeto, per il momento no. Marciuminski non abbiamo avuto modo di vederlo, ma comunque dopo questa giornata potreste pagarlo veramente 2-3 crediti, che sarebbe stato il suo prezzo iniziale, non il 3-4% come stava andando nelle ultime aste. Veramente prezzi imbarazzanti alcune volte, secondo me, solamente per gli hype o per l'hype. Però vabbè, a parte questo, ho visto molto bene Rafià, interessante, e un po' più vicino alla porta rispetto al solito. Non mi sono piaciuti Baschirotto e Gaspar, bocciati tutta la vita, e anche loro da prendere come ultimi slot per coprire i vostri titolari. Falcone, buon portiere, ma da modificatore low cost e da pagare niente, insieme a vari Montipò, Okoye, Joronen, questi tipi di giocatori qui, di portieri qui, che li dovete prendere, perché sono buoni portieri, vi possono prendere un buon voto, ma sappiate e dovete essere consapevoli che 2-3 gol ve le possono prendere tutte le domeniche, quindi questo è quanto. Per quanto riguarda invece Banda, Dorgu o Gallo, sono stati tre giocatori che mi sono piaciuti sia durante la partita sia nel finale di partita, però se proprio devo andare a puntare su qualcuno nel Lecce in questo momento sono Dorgu e Gallo, Kristovic, e appunto guardiamo anche cosa dovrà dire Marciuminski. Gendré non tantissimo, non mi è piaciuto tantissimo, ma anche lui si può prendere come ultimo difensore di reparto, però il Lecce sni. L'Atalanta invece mi è piaciuta tanto, Retegui diventa il leader di questo attacco, ora che se ne va il Bilal Touré e rischia di andarsene Lokman. Se se ne va Lokman, ragazzi, lui è rigorista, prima punta, giocatore che l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno potenzialmente ne può fare dai 12 ai 15, perché comunque l'Atalanta è una formazione molto più offensiva, quindi Retegui io in questo momento, per l'economia del campionato e anche per l'economia dell'Atalanta, lo vado a pagare anche 2-3 punti percentuali in più rispetto al solito, ma me lo vado a prendere perché mi intriga molto in questo momento, dopo la prima giornata, non solo per la doppietta ma anche per come ho visto, cioè per come gioca l'Atalanta e per quello che vi ho raccontato ieri in live reaction. Poi De Cutler, altro discorso molto interessante, se non riuscite a prendere Retegui o comunque non c'è Lokman, io De Cutler come terza scelta me lo vado a prendere in attacco pagandolo poco, ma comunque è molto interessante anche da falso 9. Discorso Zaniolo-Samardžić, io cercherei di scambiare Zaniolo e mi terrei Samardžić al rapporto qualità-prezzo, perché ora c'è veramente tanta confusione. Ho visto un Ederson che ha giocato molto più basso in linea mediana, e quindi occhio ad Ederson, che magari lo pagate di più rispetto al solito, ma è praticamente ora come ora un mediano. Più Brescianini è un trequartista, più Brescianini gioca vicino alla porta, quindi Brescianini, attenzione, potrebbe essere un bel centrocampista, ve l'ho sempre detto anche 2 anni fa, un buon centrocampista da quinto, sesto slot da mettere lì e
da inserire nelle partite più semplici, e quindi confermo ancora che Brescianini può essere interessante, però non lo strapagate per la doppietta che ha fatto. Sicuramente avrà le sue chance, avrà modo di segnare, di portare bonus, ma non lo andate a overpagare, ci tengo a precisarlo. Poi, che dire, promossi benissimo Zappa Costa e Ruggeri, due protagonisti indiscussi della vittoria di ieri dell'Atalanta al Via del Mare, e quindi si vanno a pagare per il mod e per i bei voti che possono portare oltre che i bonus. Poi Ian, Kolasinac e Jim City, interessanti da modificatore come sempre, Bakker e Godfrey, alternative valide da poter prendere magari in accoppiata, ok? Da poter prendere in accoppiata e da valutare durante la stagione, però sono comunque due alternative interessanti nella linea difensiva durante la stagione, quando l'Atalanta giocherà anche la Champions. Per quanto riguarda Carnesecchi, Musso, l'avete visto, Carnesecchi ha avuto dei problemi, non ha giocato, ha giocato il portiere sudamericano, e vi dico, Juan Musso potrebbe essere la sorpresa di quest'anno durante la stagione, di conseguenza prendete il pacchetto, un 2+1 o il pacchetto Atalanta. Finiamo con Juve Como. Vado a dire subito, bocciati del Como, Strefezza, da Cugna, Belotti e Cutrone, che non mi sono piaciuti per niente, ma comunque io li vado a prendere perché li vado ad inserire nelle partite più importanti o interessanti o in casa del Como, quindi proprio per questo ora si pagano di meno, bocciati alla prima giornata e si vanno ad acquistare, a comprare. Bocciata la linea difensiva assolutamente, senza Dossena e senza Varane farà tanta fatica il Como, stesso discorso per Pepe Reina tra i pali, io gli voglio bene a Pepe Reina, è stato veramente un gran portiere, ma è il momento di far spazio ad Audero. Per quanto riguarda invece il centrocampo, anche lì poca roba, mentre invece la Juventus ho visto una formazione molto interessante, molto intrigante, con questo Mbangula nuovo preso dalla Next Gen, ma comunque ho visto che ci sarà turnover, ci saranno centrocampisti che porteranno secondo me dei bonus interessanti, magari come Douglas Luiz durante la stagione, che batte anche gli angoli o comunque che può fare bene, però anche gli stessi Fagioli, meno che Kepren Thuram che gioca più basso, ma lo sapevamo, in linea mediana, quindi di conseguenza c'è da puntare più su un Douglas Luiz, su Fagioli, su questi giocatori un po' più offensivi, piuttosto che su un Kepren Thuram, un Locatelli, ma non scopriamo certo l'acqua calda. Quindi Douglas Luiz però non lo pagate troppo, perché la mia sensazione è che la Juventus diciamo solleciti tanto gli esterni e l'attaccante e anche i difensori centrali per le palle native, piuttosto che centrocampisti come Douglas Luiz, Thuram eccetera eccetera. Quindi ragazzi, prendeteli perché magari sono top di reparto, ma non andate a spenderci troppo. Per quanto riguarda invece gli esterni, mi sono piaciuti tanto Cambiaso, mi è piaciuto tanto Weah, che comunque ve l'avevo detto poteva essere una grossa sorpresa, guardiamo se arriverà Nico Gonzalez, però sicuramente potrebbe essere una valida alternativa perché Nico è attaccante, Weah è centrocampista, e questo già vi fa capire quanto può essere importante nelle squadre di fantacalcio Timothy Weah. Per il resto, vabbè, Bremer, Danilo, che ve lo dico a fare, Gatti, guardiamo cosa farà, perché arriva Kalulu, anche Kalulu potrebbe essere interessante come uno degli ultimi slot da prendere come difensore della Juventus, e poi Vlahovic, che è comunque il top di reparto, secondo me segnerà tanto, l'abbiamo visto dai movimenti e da quanto è stato importante per le azioni da gol e quanta densità ha fatto in area di rigore, quindi secondo me Vlahovic rimane sempre un super top di reparto, nonostante il gol non segnato. Per il resto, che c'è da dire? La porta di Gregorio Perin da prendere anche con il pacchetto singolo, perché per me la Juventus potrebbe giocarsi veramente lo scettro di miglior difesa del campionato. Io vi ringrazio per questo video breve, spero breve ma intenso, per questa analisi partita per partita e giocatore per giocatore con promossi e bocciati, e vi dico, lasciate like e iscrivetevi per altri video del genere, ci vediamo nel prossimo video di Fantacalcio qui sul canale Walk of Sport. Ciao a tutti ragazzi.